Mister, dopo un anno e mezzo di vittorie e le prime due sconfitte, beh, dove sono da ricercare gli errori? Allora, partiamo dal presupposto, che noi abbiamo fatto finora delle esaltanti prestazioni e un lavoro immane, eh? Un gruppo partito da zero l'anno scorso che si è guadagnato la promozione in seconda categoria e purtroppo stiamo pagando l'inesperienza della categoria. Abbiamo incontrato squadre tipo il Plodio, tipo il Mallare, Calizzano, che già esperienza di categoria ne hanno da anni e noi si è pagato un po' quello. Con il Plodio, analizziamo il pareggio del Plodio, ingenuità pazzesca del nostro portiere, perché eravamo 2-1 fino al 94esimo, siamo andati proprio a perderci un bicchiere d'acqua e gli abbiamo regalato un punto al Plodio. Mallare, non voglio prendermi da dire, bah, c'ha tutte scuse, no, Mallare siamo andati con 5 titolari in meno, voi sapete che abbiamo Santiago che ormai purtroppo, ahimè, è una grossa perdita per l'infortunio avuto nella partita di Coppa. Ci mancava Mallare, Viglione, Badar, Santiago, difensore centrale, ci mancava Di Salvo. Quindi avevamo 5 giocatori, diciamo, della rosa che mancava. Ma nonostante questo, però, a Mallare abbiamo giocato malissimo. L'abbiamo presa sotto gamba. Il Mallare ha fatto vedere un attimino la sua differenza in campo. E onori all'avversario, perché a Mallare abbiamo proprio giocato malissimo, malissimo. Analizziamo la partita di domenica. La partita di domenica è la seconda sconfitta. Seconda sconfitta contro un Calizzano, dove c'erano giocatori di esperienza, di categorie superiori, che hanno ben saputo gestire la partita, ma noi abbiamo giocato domenica. Noi domenica abbiamo veramente giocato la palla. Io non posso recriminare niente ai miei ragazzi domenica, perché domenica in campo c'erano 8 decimi di giovani tra i 17 e i 22 anni, per cui non posso recriminare niente, mi spiace solo che chi doveva trasmettere un messaggio di esperienza al gruppo non l'abbia fatto, questo mi spiace veramente, però io sono sincero che noi domenica abbiamo giocato una bella partita. L'abbiamo persa, onori all'avversario. Io dico sempre ai miei ragazzi, io gioco per vincere, se perdo vuol dire che l'avversario deve essere più forte. Bene, domenica l'avversario è stato più forte. Quindi onori a Calenzano, touché, ripartiamo da lì e cerchiamo di rimetterci un po' in carreggiata. Niente di tutto questo è perduto, parliamoci chiaro. E ci stanno, a volte si dice che perdere fa anche crescere, e anzi vuol dire che tutti i mali non vengono per nuocere, questo ci deve un attimino far riflettere. Come intende procedere nella gestione del gruppo e ritiene utile entrare nel mercato di dicembre? Allora, la gestione del gruppo probabilmente dovrò cambiare un attimino. Sicuramente il gruppo è un po' numeroso, quindi sarò costretto ovviamente a lasciare lo spazio a chi veramente se lo merita, a chi veramente dà l'anima, a chi fa veramente l'interesse della squadra e della società. Rientrare a dicembre sul mercato, beh, è una potenziale probabilità. Noi siamo un po' deficitari a centrocampo e in attacco con la perdita di Santiago, se non esce fuori qualche giovane che abbiamo che mi fa capire che può ben sostituire Santiago, io sarò un po' costretto anche ad intervenire lì. Per il resto noi abbiamo un'ottima difesa, il resto il gioco c'è e dovremmo un po' ripartire un attimino con i piedi per terra, già da domenica con l'Aurora, perché l'Aurora è un'altra squadra che milita in seconda categoria da anni, dove ci sono giocatori che conosco di valida potenzialità, per cui dobbiamo un attimino questa settimana lavorare con la prospettiva di ripartire un po' con i piedi per terra e di fare nuovamente dei risultati. Grazie, Mr. Santi. Grazie a voi.